Eccoci, eccoci, ciao. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, che dire? Ok. Guardiamoci questo video velocissimo del mitico Vasco, proprio dura qualche secondo, e poi dico cosa ne penso. Abbassiamo un altro pochino. Sì. Vasco Rossi. Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi. Negazionisti, terrapiattisti del cazzo. Basta, tutto qui. Ok, adesso posso togliere le cuffie. Dunque. Voglio fare questo video. Allora, no, prima di fare questo video, una premessa doverosa. Io ho visto alcuni video di alcuni youtuber che trattano di musica, che trattano di artisti, chitarre, pianoforti, eccetera, eccetera, e molte volte succede, molto seguiti, italiani, molto seguiti, che a volte fanno dei video, e in questi video fanno delle affermazioni, cioè dicono che cosa pensano. Poi succede che quando tu esprimi una tua opinione personale, quasi mai riesci a prendere ad essere in linea con il pensiero in merito a quella cosa di quell'argomento di cui tu stai trattando, quasi mai riesci a prendere l'opinione comune a tutti, no? C'è sempre chi la pensa diversamente da te, per fortuna, oserei aggiungere, per fortuna. Ma questi videomaker, questi youtuber, chiamali come ti pare, quando poi esprimono la loro idea e ovviamente incontrano chi non la pensa come loro,
che cosa, molte volte ho visto che gli tocca fare un video di chiarificazione in merito a quello che avevano detto nel video precedente. Spero di essere stato chiaro. Questo perché per accaparrarsi quanto più pubblico, quanto più audience favorevole possibile. Benissimo, questa è una cosa che sul mio canale non accadrà mai e poi mai, perché io esprimo le mie idee al di là di quando faccio dei tutorial, no? Che vi spiego, che spiego come fare questo se non quella cosa, ok? Quando esprimo, così come ho fatto per esempio con il video di Fedez di settimana scorsa, quando io esprimo un mio parere personale su qualunque tipo di argomento, che okay? Questo è successo anche per le live che ho fatto, probabilmente a proposito domani pomeriggio ne farò un'altra, ma vediamo come sono messo con i tempi. Che cosa succede? Che questa, ecco, come dicevo, questa cosa sul mio canale non accadrà mai, per cui io tutto quello che dico non lo rimangio e non lo rettifico, altrimenti non lo direi, per cui io dico cosa ne penso, poi tu puoi essere favorevole o contrario, a me francamente non interessa, nel senso che appunto dico che cosa penso, poi se tu ovviamente per fortuna, torno a dire sempre questo, specifichiamolo, per fortuna tu sei d'accordo, tu non sei d'accordo, e va bene, ci sta, non c'è nessun problema, io però non farò mai un video nel quale dico sono stato frainteso, no, io non sarò, soprattutto in questo video sul mitico Vasco Rossi, io non sarò assolutamente frainteso, per cui tutto quello che tu sentirai è assolutamente frutto del mio genio, ok? Del mio pensiero personale. Ripeto, condivisibile o no, non lo so, non mi interessa. Altrimenti prendi la tua, compri una fotocamera, una videocamera come ho fatto io, compri un microfono, tutte le cose e ti metti a fare video nel quale esprimi sullo stesso argomento che sto trattando adesso, esprimi la tua opinione che è assolutamente diametralmente opposta rispetto a quella che sto per esprimere adesso. Ci sta, va benissimo, però ecco, mi sembrava giusto dirti. Precisare, scusami, questa cosa, e cioè che io tutto quello che dico non me lo rimangio mai, perché lo penso e soprattutto non farò mai un video di rettifica nel quale dico no, però sì, è vero che la volta scorsa, nel video precedente, ho detto questa cosa, ma in realtà intendevo dire quest'altra. Pardon. Ma in realtà intendevo dire quest'altro. No, questa cosa non succederà mai, per cui io dico che una cosa ai miei occhi è così e così rimane. Allora, Vasco Rossi, a me veramente Vasco Rossi, il mitico Vasco Rossi, me le ha scartavetrate all'infinito, proprio me le ha devastate. Immagina tu che cosa. Oppure potremmo usare anche il maschile, me li ha devastati. Sì, si può fare. Me li ha scartavetrati. Sì, si può fare in entrambe le accezioni, sia maschile che femminile. Ecco, Vasco Rossi, sì, me li ha veramente devastati, non ne posso più, veramente. Io, ecco, quello che penso di Vasco Rossi è questo. Sei un grandissimo deficiente. Ma deficiente nel senso, non la prendere Vasco come un'offesa. Deficiente nel senso che deficit di, secondo me, di qualche cosa, soprattutto deficit perché anche tu hai un pensiero libero e anche tu sei liberissimo, nel modo più assoluto, sei liberissimo come chiunque altro, come me in questo video, guarda un po', sei liberissimo di esprimere tutto ciò che pensi in merito a qualunque cosa della vita. Ok, a qualunque cosa del mondo, nella politica, nella vita, nell'amore, nel modo che so, c'hai scritto 680.000 canzoni sull'amore, bellissime, devo dire, devo aggiungere, alcune delle quali più belle di altre, altre servivano solo magari a riempire gli LP, infatti si sente, ma comunque moltissime delle tue canzoni sono bellissime, per cui sei liberissimo, così come me, così come chiunque altro, è liberissimo di esprimere ciò che pensa, ma
ti faccio a te che stai guardando questo video, ti faccio una domanda. Secondo te la visibilità che può avere, che posso avere io, Corrado Tales, con il mio canale YouTube e i miei canali social che sono quello di Instagram, se non quello di Facebook, ma Facebook, mamma mia. Va bene. Può essere la mia visibilità di Corrado Tales, può essere paragonabile anche lontanamente a quella che ha Vasco Rossi? Vabbè, non rispondere, non serve, ok? Perché la risposta è assolutamente no, neanche nelle prossime 14 vite, sommandola le visibilità di tutte e 14, riesco ad arrivare a un quarto di quella di Vasco Rossi. Benissimo. Che cosa vuol dire? Che Vasco Rossi, data la sua popolarità, data la sua fama a livello nazionale, perché poi fuori dalla nazione sì, esiste un Vasco Rossi extraterritoriale, extra italiano, sì, assolutamente, però piace agli italiani che sono nel luogo di residenza fuori dall'Italia. A un inglese, se tu gli vai a chiedere chi è Vasco Rossi, ti dice, che ne so, sarà una marca di pomodoro, dei sottaceti, no, non lo so, può essere sottaceti Vasco Rossi e sai cosa mangi. Ci ha fatto anche una canzone che ho messo qui. Dunque, va bene, siccome la tua popolarità è smisurata, ok, non te lo puoi permettere di dire quello che hai detto, soprattutto in questo video. Non, attenzione, attenzione, non di esprimere, non ti puoi permettere, ci mancherebbe, non è che non ti puoi permettere di esprimere la tua opinione, ma non così, non te lo devi permettere. Perché non te lo devi permettere? Perché in mezzo ai milioni dei tuoi fan, e io non sono tra questi, chiaramente, non lo sono più, ok? Ma non per queste dichiarazioni, non lo sono più da parecchio tempo. In mezzo una buona parte, insomma, un'ottima percentuale dei tuoi follower, dei tuoi fan, non follower, scusami, dei tuoi fan, oddio, anche follower, sì, sono proprio quei terrapiattisti del cazzo, ok? De quelli, te, mica me, siamo qui, mica te, mica me. Ecco, insomma, volevo dirti che mica te, mica me, fra quei terrapiattisti del cazzo, negazionisti, e poi, vabbè, no, niente, fra quei negazionisti del cazzo, ok, fra i tuoi fan, scusami, ci sono anche proprio i terrapiattisti del cazzo e i negazionisti del cazzo, hai capito, Vasco? Rossi, hai capito Vasco Rossi? Deficiente che non sei altro? Deficiente nel senso che non è un'offesa, eh? Deficiente nel senso che defici, per esempio, di sinapsi, vista tutta la cocaina che ti sarai pippato in vita tua. Ok, probabilmente qualche lascito nel tuo cervello, la cocaina sto parlando, probabilmente qualche lascito. Testamentario te l'ha dato. Allora, detto ciò, qualche giorno dopo questo schifo di video che ho appena visto e che hai visto anche tu, ma magari a te piace, non lo so, ci sta, è possibilissimo. In mezzo a scusa, qualche giorno dopo questo video di questo deficiente Vasco Rossi, ma deficiente, ripeto, non è uno deficiente nel senso che deficia, cioè gli manca qualche cosa. Anch'io sono un deficiente, per esempio, sono deficio di altre cose, d'accordo? Le sinapsi ancora mi funzionano, cioè i collegamenti neuronali. A lui magari gli funzionano, visto i video che fa e le cose che dice, gli funzionano un po' meno. Ok, ma quello, ripeto, la cocaina fa questo e molto altro. E anche l'alcol fa questo, eh? Ok, per cui dicevo, qualche giorno dopo questo simpatico video del casso, ok, esce fuori su un social, non so dove, ma chi se ne frega, esce fuori un tale che scrive questo commento.
Allora, da vita spericolata a vita in mascherina che tracollo che hai fatto, brutta fine. Il mitico Vasco Rossi decide di, ovviamente questo è datato, lui dice 21 ore fa piace a 30 persone, ma chissà a quanto siamo arrivati adesso con i like di questo post. E lui risponde a questa persona, ovviamente risponde: fai così, brucia tutti i miei dischi e datti fuoco anche a te, a parte l'italiano, va bene, lasciamo perdere, e datti fuoco anche a te non è italiano, non so che lingua sia, è una lingua molto simile all'italiano perché usa parole italiane, ma se, a livello grammaticale veramente non so che cosa sia. Allora io dunque, fai così, brucia tutti i miei dischi, sì scusami, puntini sospensivi, e datti fuoco anche a te. Mitico Vasco. Allora, io volevo dire solamente questo, no? Anzitutto, se Vasco Rossi avesse scritto, a proposito, poi tra l'altro dopo apro una piccola parentesi velocissima, ok, voglio fare una sponsorizzazione personale. Anzi, no, guarda, lo sai che ce la faccio subito. Vasco Rossi, se mai ti arrivasse questo video che stai guardando, ti prego rispondimi a questo video, anche insultandomi. Ti prego in ginocchio di farlo, lo sai perché? Mi aiuteresti moltissimo a far crescere il mio canale. E dammi una mano, te sei miliardario, dammi una mano, no? Rispondi a questo mio video, fatelo girare, fateglielo arrivare. Magari lui mette un commento tipo Corrado Tales del Casso, no? Oppure che ne so, mi fa una denuncia alla Procura della Repubblica perché gli ho detto che è un deficiente, cosa che rinnovo. E magari questo lo sai, sapete per me cosa significherebbe? Ok? Tantissimo, tantissimo. Per cui ecco, chiusa parentesi promotional. Allora, per cui ecco, quello che volevo dire è che se Vasco Rossi avessi scritto io quel post, no? Andiamola a rivedere un secondo, dai. Ok, da vita spericolata, tra virgolette, a sempre tra virgolette, vita in mascherina che tracollo che hai fatto, brutta fine. Se avessi scritto io questo post e lui avesse scritto così, fai così, brucia tutti i miei dischi e datti fuoco anche a te, mica te, mica me, Gabri, te, mica me, Allora, se lui avesse scritto questo a me, io a parte che mandarlo a Fanzoom immediatamente in diretta, gli avrei detto brutto perché brutto è la parola brutta è un'offesa. Grandissimo deficiente, gli avrei scritto. Lo sto dicendo in un video, per cui figuriamoci se non gliel'avrei scritto in un post. Brutto non gliel'avrei scritto, perché brutto è un'offesa e poi il bello è soggettivo. Quello che a me, per esempio, Vasco Rossi fisicamente fa schifo. Ok, però magari ci sono... No, senza magari, ci sono milioni di ragazze e giovani e meno giovani a cui Vasco Rossi piace fisicamente, sto parlando. Vabbè, ma io sono un maschietto, sono etero, per cui. Però il bello è soggettivo. Ma che cacchio sto dicendo? Non c'entra niente adesso con questo. Gli avrei scritto: ah, perché ho detto la parola brutto, che non ho mai detto, non voglio dire brutto a Vasco Rossi. Vasco Rossi non è brutto. Però è un grandissimo deficiente, io gliel'avrei scritto, grandissimo deficiente, nel senso non ogni offesa di deficere, ok? Cioè avere la mancanza di qualche cosa. Grandissimo deficiente, facciamo così, mi dai tu, ti do la mia PostePay, il mio conto corrente, tu mi ridai i soldi che ho speso nel comprare i tuoi dischi del cavolo, perché lo sapete che io non dico parolacce, però mi andrebbe, ce l'ho proprio qui, che mi sta, vuole uscire come un leone, una fiera arrabbiata, vuole uscire dalla mia bocca, ma non cederò, ok? Perché io non sono come Vasco Rossi, ok? Io sono estremamente, molto più educato di Vasco Rossi, anche uno scarafaggio è più educato, ha una vita più educata di Vasco Rossi, di quella di Vasco Rossi. Che cosa succede? Che gli avevi scritto, ti do il mio IBAN, la mia carta prepagata, non lo so, tu mi ridai tu
Vasco Rossi, perché io i soldi dei tuoi dischi te li ho già dati quando li ho comprati. Tu ce l'hai già i miei soldi dei dischi che ho comprato. Tu me li ridai e io ti ridò indietro i tuoi dischi. Facciamo così. No che gli do fuoco. Scemo. Scemo Corrado. Sei scemo Corrado? Hai capito? Deficiente nel senso che defici? Deficiente nel senso che defici, che manchi, ok, di qualche cosa. Allora, tu mi ridai i soldi dei dischi e io ti ridò i dischi, amici come prima. No che gli do fuoco, che gli do fuoco. Oh, io quei dischi che ho non li sono mica andati a rubare. Ce l'ho perché li ho pagati, ok? Per cui tu mi ridai i soldi indietro dei dischi che ho comprato, io non gli do fuoco perché quello è un investimento che ho fatto, te li ridò indietro, tanto le tue canzonette le trovo su YouTube, me scarico, download. Non si può fare, non fatelo perché è illegale. Ok? Per cui da YouTube non si scarica la musica, la si ascolta, ma non la si scarica, d'accordo? Mi ridai indietro i soldi, io ti ridò indietro i dischi, te li mando, dove stai a Zocca? Ecco, te li rimando a Zocca, ok? E siamo amici come prima. No, amici no, perché con te amico non ci voglio essere. Ecco, questo io gli avevo scritto. Lui non so, non credo gli abbia risposto niente. Non lo so, non credo, ma, non, ma poi chi gli vuoi rispondere? Ok. Per cui ecco, va bene, ecco, tutto qui, il video è finito, spero, non lo so quanto sta durando, perché non ho il timer sotto controllo nel mio PC, questo. E che altro? La gente ti apprezza, io ti apprezzavo. Vasco Rossi, non perché facevi queste esternazioni del cazzo, ok? Non per questo, io ti apprezzavo per le musiche che stai sentendo in sottofondo, per questo ti apprezzavo, ti ho sempre apprezzato e probabilmente continuerò ad apprezzarti, ma non suonerò mai più un brano di Vasco Rossi, io, Corrado Tales, non lo suonerò mai più, perché tu fai queste esternazioni del cazzo che sono completamente fuori luogo. Puoi esprimere la tua idea, sì, nel modo più assoluto, ma non ti devi permettere di insultare nessuno. Non sei nessuno per insultare nessun altro, hai capito? Deficiente nel senso che defici, nel senso che manchi di qualcosa, eh? Va bene. Questo è quanto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se vi va, se no, no, anche i commenti lasciateli se volete, se no, no. Pollice in su se il video vi è piaciuto, altrimenti un democraticissimo pollice in giù, mi sembra più che onesto, venitemi a trovare sui miei profili social, che sono sempre gli stessi. Che cosa dire? Che cos'altro dire? Nulla. Io vi saluto. State per buone. Ok? Pace. Ciao. Che cazzo.